Bentornati amici belgi, siamo già in tempo di mercato Un mercato che ci ha sorpreso perché è arrivato molto prima di è un quello che ci repentino. aspettassimo. E qual è cosa migliore in un periodo di mercato che non giocare al nostro mai gioco preferito? Che tu conosci questo tizio a caso che ti sto per dire? Le Vai, regole sono semplici, io sparo nomi però è che devo anche cercarli, chiaramente. tu li cerchi e li E cerchi anche sul telefono, quindi questa perché? volta facciamo il contrario. Di solito risparo io i nomi, stavolta lo spari tu. Vai. Esattamente. Allora, io ho un tizio che si chiama Marx Lenin, che mi piace Ma che piace scritto come? particolarmente. È Marx, l'ho fatto scritto bene, Marx con la Ma mi viene X. fuori il marxismo-lenismo, leninismo, cioè così è Forse è un po' difficile. difficile. È del Flamengo, però. Ma non mi era mai fuori questa volta. È Marx Lenin Flamengo. Calciatore. Marx Lenin e la rivoluzione flamenghista. Hola. Vabbè, però non so, c'è un articolo. Troppo lungo, Sì, non sappiamo che carriera vivrà, se sarà un ametauro, un calciatore affermato, un leader, un comprimario, un gregario, un trascinatore. Di fatto però il suo nome non potrà mai passare inosservato, Marx Lenin. Anzi, all'anagrafe Marx Lenin dos Santos beh, Gonçalves. Ma quindi si chiama certo. veramente A così? Io quanto pare. pensavo che sai che i brasiliani hanno tutti quei nomi. Sì, anch'io pensavo fosse un nome tipo Invece d'arte. no, ma se ti cerco Marx, Non non c'è. c'è, non Che c'è. peccato, cazzo, mi avevi già ingolosito. Avevamo anche la maglia rossa dello Standard Liegi pronta per lui. E invece niente, Ah. dobbiamo farne a meno. Poi c'ho un Ruhan che non so se Ma sono tutti del sudamericani? Perché gremio, certo che sì. No, tanto no, tanti non. Ruhan senza lettere strane. Ok, Ruan. Gremio. Luan o Ruan? Ruhan. Allora non c'è. Non c'è. Hai dei nomi veramente che boh, non so dove li hai trovati questa Ma li ho volta. trovati su siti attendibili? Tipo Cioè, fai. È il www.nomisudamericani.com. primo sito dopo i siti porno come numero di visite, quindi è al 112 millesimo posto. Il prossimo è? È Robson Bambù. Vabbè, ma sono tutti difficili da scrivere. Robson. Robson Bambù. Questo c'è. Questo ha anche un volto inquietante. È il gioiello dell'Atletico Paranaense. E corrisponde. Caratteristiche tecniche, è un difensore centrale, dice la Wikipedia. Ha Sempre molto esaustiva. militato anche al Santos per Vabbè. 9 partite. Poi se n'è andato all'Atletico Paranaense per 6 partite. Vabbè, ha È fatto. giovanissima, del 97. Lo cerchiamo assolutamente. Cerchiamolo. Cerca Bamboo. A Robson. Ma secondo te devo cercare Robson Bambu oppure Bambu? Robson Cano ancora c'è. Cioè. Non c'è. No, Robson Tony Trigo con Calves. proviamo a cercare solo Cerca Bambu. proprio Bamboo. Il fatto è che di questi sudamericani non ce ne Sì, ho sono paura tanti, non ce ne anch'io. sono. Non E c'è, infatti non c'è. E cacchio. C'è Pedrinho del Corinthians. beh, Pedrinho potrebbe essere chiunque. Stiamo parlando di Pedro Victor Delmino da Silva per caso. Penso di sì. Centrocampista del Corinthians che ha come caratteristiche tecniche, mi dice, è un ala destra di piede sinistro che ha nella velocità la sua arma migliore. C'è scritto che cercherà di trascinare la selezione olimpica ai giochi di Tokyo. Però è un'ala, quindi vediamo, potrebbe anche servirci in realtà. Proviamo. Vai, questo lo troviamo. Eccolo qua, Quello forse è forse lui, è vecchio però. 28enne Paco. però. È del Pacos Ferreira, quindi non è lui. Cecco No, paura di no. Oh. Pedro. Se sarà un 100 milioni. Della Vega. Della Vega! Certo! Vuoi aggiungerlo visto? A caso, così. È il nostro idolo, Pedro Della Sì, Vega. ma è lui? Ah, questa faccia qua anche. Te lo ricordi? Ma non questa faccia, ma. Allora, breve menzione per lui. L'avevamo preso nel FIFA Era già stato allo standard? scorso. Non so se era stato allo standard o in un'altra nostra Vabbè, comunque carriera. era Però forte. aveva avuto una grande crescita perché era un giovinotto, comunque della Nush. Prova a dire un Vai, altro. prova un altro. L'ultimo. Vai, questo lo L'ultimo. cerco prima di cercarlo però sulla Va wiki. Parlamelo bene, un Yuri Alberto. Yuri Alberto, Sì, scritto come Yuri. Ok, Yuri con la Y. l'ho sbagliato. L'avevo scritto con la J. Yuri. Alberto. Ma Non c'è. continuo finché non ne troviamo uno. Ma l'abbiamo trovato? Veron. Veron. Veron, c'è scritto qua. Ma Altro talento è Veron del Palmeiras. Juan Sebastian? Gonzalo Veron, esterno destro 31enne. No, non è lui. Dell'Independiente. Ultima. Pizzuto Questi sono dei nomi veramente troppo del difficili. Pachuca. Fateci sapere se li conoscevate, voi che siete amanti del Sud Però America. Franco Pizzicanella devo dire Pizzuto non che c'è comunque. vabbè, basta. Basta. E io forse vediamo se ne ho uno io. Rimediare in calcio d'angolo. Prova Vai, ci subito a. invertiamo, ci scambiamo il Sì, volo. sì.
Io ho un Pablo Rosario. Pablo Rosario. Sì, Pablo Rosario, proprio lui. Giocatore che pregheremo di venire da noi. È Pablo Paulino Rosario, un calciatore olandese del PSV. Si lui. Ha chiama Pablo Paulino, lo voglio 23 anni, assolutamente. corrisponde? 97. Eccolo! 1,88 m, dai, dacci qualche caratteristica È un succulenta. centrocampista centrale. Lo è. Ha giocato all'Almer City, che non so che cosa sia. Grandissima. È una squadra sempre di Paesi Bassi. E poi ha giocato sempre al PSV. Però, E credo quindi sia, abbia come procuratore minoraio, la prova a vedere ha se ha qualche fatto caratteristica tecnica. le giovanili all'Ajax, che non è niente male come Ok. garanzia. E non è che abbia in realtà grandi informazioni in più, vediamo. Ma ha una faccia promettente, io mi fido di lui. Abbiamo finito per questa volta il Dieci. Per nostro, lo conosci questo quanto mi personaggio a riguarda, ho caso? finito anche di giocare in Hai Brasile cercato in perché Sud America un po' di tutto. Ok, quindi detto questo, cosa dobbiamo fare? Abbiamo venduto Bodar. avevamo venduto Bodar, ci sono entrati una decina di milioni, Sì, saranno abbiamo entrati un'offerta andata a a Luca per male. Versailles, perché ho Sì, rilanciato e mi hanno riso in faccia. Versailles, vabbè, saremo via solo per offerte diciamo che irrinunciabili. non vorrei proprio venderlo facilmente. Cerchiamo tra il nostro mercato se c'è qualche portiere di riserva per Sì. soppiantare il buon Bodar che se n'è andato. Allora, Noi abbiamo sempre, vabbè, il buon Pedin che l'avevo amore, ricercato. Abbiamo incredibile. Carnasecchi, ventenne italiano, giovane a Tarantino. Questo mio mi dispiacerebbe. Abbiamo un Nübel che però ha un costo abbastanza interessante, Sì. però molto valido perché è 77, comunque forte. Abbiamo buonissimo Kiko Marchetti. Mi farebbe voglia. Sì, però si ritirerà probabilmente la prossima stagione. È un po' un rischio azzardarlo. Beh, se la prossima, quella dopo ancora, va Non lo bene, so, però vediamo. pagherai. Forse si può anche provare a prenderlo. Lo pagherai 5 franchi. Anche l'infortunio facile. Cazzo. Come terzo Forse lo paghi portiere. zero? Vuoi che proviamo? Proviamo per zero o pochi Proviamo per 100.000. zero. Vediamo cosa ci dicono. Se ci dicono proprio di no. Sarebbe un'inesta esperienza, Kiko Tanto, Marchetti. troppa esperienza. Ok, quindi scartato Kiko Marchetti che Sì. non vale zero. Allora, Avevamo Svilar, Hioronen. Hioronen però aumentava un po' avanzata. Però devo Ti dire che Hioronen farebbe non mi voglia. dispiacerebbe. Lunin, che vabbè, ha un Vabbè. costo palesemente folle. Abbiamo Jandrei, che possiamo contattarlo direttamente, quindi è in scadenza nel Genoa per l'anno Allora ci prossimo. serve subito. Sì. Io andrei tra Hioronen, Svilare carne secchi. Perché Svilar, addirittura Carnesecchi metti in mezzo tu. Potremmo ha 20 anni? anche provare l'investimento sul buon Marco Carnesecchi. Potrebbe essere una buona plusvalenza da fare in futuro. Sì. Sì, dai, noi siamo molto attenti ai giovani, Dai, proviamoci. andiamo su Marco, dai. Italianizziamo un po' questa rosa dello standard Ci Vegi. Ci sta. proviamo almeno. Io vorrei partire basso, però. 1,8 Sì. Beh, tipo. Urca. 2,250 su 2 milioni Non è andata chiudiamo. male comunque come prima Vai, offerta. Stiamo 1,950. bassi. Vediamo Dici? se calano un po' le Madonna, 1,9 finiamo. braghe. 1,9 la chiudiamo? Sì. Stare attenti un po' Che ingaggio potrebbe avere appunto, un. all'ingaggio, non lo so. A Gasperini quello. Me lo ricordavo Ma è invecchiato anche lui male, un po' direi. diverso. È 1,91, un portiere abbastanza alto. 12.000 di ingaggio. L'ingaggio di base è molto alto, ma chiaramente qua viene a fare il secondo, quindi. Vuole essere sporadico. Lo saprà, lo sarà. Lo sarà, molto sporadico in realtà. Super sporadico. Vediamo se riusciamo anche a mettergli un contratto lungo. Perché comunque è Ma giovane, abbiamo sì, bisogno di dai. farlo credere. Deve anche un po' investire lui su di noi. Si fa anche il primo passo lo fa lui, quindi siamo Ebbene, tranquilli. Dai, io proporrei 6 e 7 e metterei un 70. Marcone. Vai, vieni da noi, italiano. Bella, ci sta. Ci sta, sì. Ma abbiamo un sacco di soldi adesso perché abbiamo un 13 milioni. E vediamo. Vediamo perché sinceramente non ricordo. Abbiamo 14 milioni in realtà. 13,98 siamo là. Ma budget a Sono 42 ci può stare perché considerando che quelli che arrivano da noi si decurtano un pochino Sì. Ci l'ingaggio, ci potrebbe anche stare, tutto sono sommato. zone dove potremmo fare inserimenti se di qualità però. Perché secondo me siamo coperti come numero, ma potremmo forse a centrocampo, mi Io ho viene il pallino del difensore centrale perché Boccadì non mi dà più le garanzie giuste. Oh, Piedi mi anche. sembra un po' presto. Non so, o mettiamo in vendita Boccadì. Oppure è che Shurs non possiamo già metterlo in vendita. Mettiamo in vendita Boccadì? Oppure cerchiamo con 13 milioni, 14 milioni, vai, non senza vendere Sì, nessuno, non portarci a casa un buon forse centrale.
Vediamo. Allora, Bocca di comunque vale 8 milioni e mezzo. Schurz ne vale 10. Proviamo a guardare se c'è qualche difensore centrale nella nostra lista, interessante. Ma potrebbe esserci, ma io farei passare qualche giorno prima. Vediamo se riusciamo ad impolpare un po' il budget. Arrivato carne secchi, farei passare qualche giorno. Va bene, dai. È arrivata un'altra offerta per Versharen. Qua si apre un dibattito su cosa fare per Versharen. Intanto questa offerta è sicuramente più valevole. Arriva dalla Lazio, quindi una squadra Ci hanno italiana. Luis Alberto in cambio, potremmo pensarci. Magari si potessero fare gli scambi su questo gioco. Però al di là di questo, qua c'è un discorso da fare. Lui è incazzato con noi, non ho capito Sì, bene perché perché. gioca poco, è la riserva e a 19enne con 77 vorrebbe essere titolare. Però di contro a me non andrebbe di venderlo, svenderlo. Se ci arriva un'offerta valida, ci posso pensare. Però di svenderlo mi sta un po' sulle balle, sta cosa. Ma Se io ho meno di un 20 alto, un 27-28 per me è non lo ho. anche un 30 quasi. Proviamo Proviamo ad andare a trattare con la Lazio, vediamo per curiosità. a rinegoziare, vediamo cosa ci offrono. Partono già da quasi 20, quindi secondo me potremmo partire alti. 32. 32. 33 no, 32 sì. Sì, 32 direi. Beh, già si siedono al tavolo. Non è che abbiano fatto un rilancio così importante, sinceramente, però. 31, proviamo. E noi non cediamo così di schianto. No. Loro sì. Io direi ci fermeremo se ci arriverà qualcosa, se no per adesso avanti ancora. Sì. Ancora arrivano offerte a valanga per Versailles, ma Perché si è sparsa la voce che è incazzato. E questa volta è l'Everton, un'altra società che dovrebbe avere disponibilità. vediamo, perché possiamo anche valutare l'idea di farlo giocare più spesso e tenerlo buono, perché non è un giocatore scarso che dobbiamo No, infatti sono valorizzare, cioè. d'accordo con te. Bisogna vedere quanto tempo ci danno eventualmente per provare a reintegrarlo. Perché se ce lo vendessero coattivamente, come succedeva in qualche FIFA fa, questi neanche rilanciano addirittura. Dici? Ho paura che più dei 24 con queste offerte qua che stanno arrivando non ci vai. Così ti manda sicuramente. Secondo me sì. È No, invece salito 27. parecchio. Quanto avevo offerto? 35? Sì. Proviamo 28, 29? Lo perdiamo 29? Ci starebbe. Beh, 29 sì che ci starebbe, ma è troppo 29. 28 e 28 mezzo? e mezzo secondo me. Se 28 e 9? 28 vediamo. Siamo un potenziale. Stiamo andando con leggerezza verso un e mezzo. Sì. potenziale punto di svolta. Hanno accettato. Sarajevo da Silva ha accettato di Chi? comprare Versharen per. Ah, investito pesante, 28 e mezzo su Versharen comunque. Diciamo che con quella cifra si trovano dei trequartisti Quanto che avevamo pagato noi? Sugli 8, 9? sì, meno Una decina, 10, un toh. po' meno secondo Sarebbe una buona, ancora una volta, una buona plusvalenza per il nostro amico Standard me. È Liegi. che dovremmo prendere Vabbè, magari. centrocampisti credo che ne abbiamo di osservati. Vediamo cosa succede, perché arriva un'offerta anche per Çimiroth. Ci penserei un po' anche per Goico, perché ha Ci 28 pensiamo se arriva anni. una bella offerta, però. Allora, molto coraggiosa perché ha già avuto un'esperienza con un altro Goico e è andata particolarmente bene. Chi era? Beh, Goico c'è, c'è, però. quindi Non è proprio. A quanto glielo rilanciamo? sì, 17? prova. Tanto la prima offerta, ma sa che non sia folle, insomma. È uguale a prima. Posso rifiutare? Sì, A me quando ribadiscono inizio già stavo in anche culo. a me, non si fa così. È Andato Versailles. andato a Versailles, guadagniamo 23 milioni e mezzo. Sì. Più 14 di prima. Non hai visto cosa ho visto io, però? Cosa hai È arrivata visto? un'offerta per Agbo a 11 milioni. Questo potrebbe essere. E non è poco 11 milioni perché ne vale 8. E Crystal Palace potrebbe averne altri di soldi. Oh, Roy Hodgson! Ajax! Si accomodi, prego, signor Hodgson, se si Che metta piacere comodo. vederla qui con noi, il nostro acquirente preferito. 20? Facciamo un pezzo di favore al Sì, signor esatto. Roy. Solo per lei perché le vogliamo bene. Quanto le offro? 16? 16, dai. È troppo 16 per voi. No, è Ah. pazzo furioso 15 e questo! 9? No, guarda Ma sì, che. ma era solo il secondo rilancio, non pensa che mi mandi? Ma è pazzo, ma vada a legare Ah, Roy questo! Ox, io Quanto bene ti te vogliamo, voglio Royal! bene. Com'è possibile che Grifa sia programmato di merda e ci sia Roy Hodgson che puntualmente fa delle offerte folli ogni edizione? È pazzo quella da legare, tu che Roy. Hanno reso bene la senilità di Roy Ox. Abbiamo 50 milioni. Beh, non è ancora finita in realtà, anche perché ricordiamo Potrebbe che tornare vede e più ric cattivo voler di prima. ricomprare Agbo che si dimentica. Mitico Roy Hodgson. No, ricordiamo anche dobbiamo cercare di evitare di finire il campionato con tanti soldi, perché secondo me qualcosa in meno ci troviamo la stagione dopo. Speriamoli tutti, Esatto, non speriamo vedo di tutto. l'ora. Quello Non volevo abbiamo nessun dire. nome in lista Ma non è comunque. vero, abbiamo tantissimi. Versailles è stato. Deve essere sostituito.
Abbiamo bisogno di un centrocampista offensivo. Tu hai in mente qualcuno? Mi vengono in mente nomi costosi. Offensivo, qualcuno è cattivo, Luis dico. Felipe. No, scusa, Luis Luis Felipe. Alberto, volevo dire. Mi piacerebbe riprendere Luis Alberto. Allora, ce n'era uno che volevamo prendere, ma costava tanto quando abbiamo preso Harit, Non era che era Barò. Zalaccio. Bestia, costa tuttora tanto. Però obiettivamente non abbiamo bisogno di uno a togliere il posto a Harit. Sì, avevamo Abbiamo bisogno. bisogno di una riserva. Dovremmo prendere un buon CC, secondo Avevamo aggiunto. Perché un buon CC? Ah, se va via Cimirotto, dici? Dai, Ma comunque, secondo me, a centrocampo potremmo approfittare di questi. una roba alla Sì. volta, secondo me, se no ci inconfusioniamo. Ti va bene, Barò? Barò! No, boh, io uno tra questi due me li potrei anche vedere, sinceramente. Come TOC di riserva. Hanno 20 anni a testa. 75-74. Quanto alto, alti e Esatto. veloci 1,75, sono? 1,80. Questo mi sembra più forte. Velocità? Siamo là. Siamo al 77-78, accelerazione velocità scatto. Mentre questo, scusa, 78-75, forse un pelino più lento. Ma chi era più alto dei due? Barò. A Ah, pure. me Barò ispirerebbe perché fa anche l'esterno destro, che va bene. Livello di intensità attacco media, livello di intensità attacco alta. Però Vai Barò. aspetta, perché questo sarebbe più regista CPU, tiro di precisione però, Kochiku. Barò? Non lo so, io privilegerei Kochiku, anche perché vorrei prendere uno dai nostri amici del Va Feyenoord. bene, proviamo. Alla fine non mi dispiace nessuno dei due. Se no, Zaraccio. l'alternativa ci sarebbe o Agi, che però No, mi pare no. un po' una spesa abbastanza Non, alta per... ma non mi fa impazzire poi. Questo Oppure andare no. su uno. Però questi sono quelli da prendere tipo come Terza terzi, riserva. No, esatto, come abbiamo andiamo preso su Zorzi. Proviamo. Kochku, dai, per ora. Proviamo. Partiamo da basso. Cosa dici? Partiamo da Cioè un bassi, un 8 e 8 mezzo. e mezzo. Sì. Vediamo se ci mandano subito. No, non ci mandano. Anzi, sono bassetti Cosa anche diventa loro. 25%, però quello togliendo questa vedrai che rilanceranno parecchio, secondo me. Andiamo sul 9. Stiamo bassi noi ancora. Ah, infatti si sale. Andiamo al suo valore. Andiamo al suo valore. Vediamo che succede. Stiamo salendo, non Ci vi serve del tempo. arrabbiate. Devono rifletterci. Va bene, facciamo trascorrere qualche giorno. C'è la partita. Ok. Siamo nei Io pressi. prima della partita volevo riepilogare un attimo perché abbiamo Ah, tantissimi abbiamo 2 giorni soldi. ancora. Proviamo a vedere se ci danno una risposta. Proviamoci, dai. È arrivata la risposta per Kochiku, 14,6. È arrivata anche un'offerta per Dragush. Sarebbe bello liberarsi anche di sta sega, Sì, anche perché obiettivamente nel nostro. Non è che giochi tanto. non gioca mai. 6. 14,6 è quello che vogliono. È quello che Due. noi non gli daremo. 12. Ok, Saliamo a 12. a Ok, ce 12 ci sono stati. lo ammollano. Quanto ha di ingaggio? 10. Orkun, cosa ne dici? Fratello sfigato di Kuchka. Vabbè, Perché? Ah, perché Kochiku, mamma sì. mia. Lui vuole essere importante, no, va bene essere importante, però dubito che giocherai tantissimo Guarda con Harit titolare. che occhioni che ha. Ti guardano questi occhi da Sì, cerbiatto. non per scherzo. Però non ci dice lui quanto vuole di ingaggio, questo potrebbe essere un problema. Prende Oh, Kochku. 10. Siamo di 10. E Uguale. cosa vuoi dargli? Meno di più? Meno. Non tanto meno. Proviamo 8 e proviamo a dargli 200 qua. Vabbè, proviamo. Massimo ci riproveremo. Ha Proviamo. accettato. Ottimo. Sì, portato a casa il centrocampista offensivo di riserva. E avevamo detto ci è arrivata anche un'offerta per Dragush da vedere. Andiamoci subito, dai, Dragus deve essere ceduto. Sì, a quanto è l'offerta? 4,5 vale 4,3. C'è ancora Agboy in rampa di lancio. Rinegoziamo questa quindi. A Proviamo ad alzare un quanto po' possiamo alto. rilanciarla Andiamo secondo su te? 7 e mezzo. Ci può stare. Non so se questi tizi siano disposti a darcelo però. L'Alaves. 7. 6 e mezzo. Dipende da cosa vogliamo fare, se vogliamo svenderlo o cercare di massimizzarlo, Ma si ma sono vabbè. incazzati anche 6 e mezzo, Vabbè, ciao. ciao, svendo il mio pupillo ai primi Ma chi è il arrivati. tuo pupillo? Lui? Dragush? Ah sì. Siamo arrivati alla partita col Gent. Allora, in attesa di capire che ne sarà del povero Uche, andiamo a fare con la testa un po' piena di pensieri, di Una calcoli partita contorti. importantissima perché sono i terzi in classifica. Vediamo un po' se le voci di mercato destabilizzeranno l'ambiente. Speriamo di no. Titolari per questa partita Giornata ideale contro per le Furie registrare un Blu. bel match di Le calcio. Furie Blu di Giocatori Gent della che squadra sono sono davanti a stati noi in messi in classifica e campo. quindi Dobbiamo un po' metterci la tutti. tutta. Sono un po' tutti davanti a noi in classifica.
Bastien. Bastien. Palla per Cimirot che va col sinistro, anzi destro. Gran Carica il giocata. destro, non vuole essere venduto Cimirot, sente che a centrocampo ci potranno essere variazioni Sente la importanti. pressione. Hanno venduto il suo amico Agbo. Bella palla, bella giocata di Limbombe. Questi tiri da distanza sono un po' velleitari però. Calleri! Ci Come ha prova. fatto a tirare da quella Non lo parte? so, che sta vomitando. Per il tiro di Calleri. Eh sì. Dai Sente la pressione a Ritt. che? Questo è l'unico. Calleri, Calleri! Scarica al sinistro! Ottima giocata di Calleri, poi ho la Scusa. Giona da posizione improponibile. Impazzito. È impazzito la zona, io non Beh, c'entro certo, l'ha nulla. fatto assolutamente lui, io non ti ho visto schiacciare nessun bottone. No. Loro compensano non facendoti prendere Ah, la vabbè, palla. sì, avranno qualche rimpallo in più, però. Attenzione, la palla sulla traversa. Mamma mia. C'era grande rischio in questa Ah sì. giocata. Prova a spaccargli la faccia a Rift. Sempre una Anzi, a buona Calleri. idea. Attenzione a Ojijafoé. Va in verticale. Bella la giocata. Bocca di difensivamente. Ottima copertura. Toccala Voivoda se riesci. Bella la tocca. Poi. palla in uscita. Si fa vedere nel mezzo a Rift. Non lo vedo. Buona, buona lo stesso. Cimirotta apre Bella. bene. Aspetta a darmela, eh. Bella Scusa. giocata, la palla si Non impenna. sapevo Calcio più quando d'angolo. dartela a Ah, hai quel fatto punto lì. bene? Secondo me. Hai fatto il movimento giusto. Limbomb. Palla messa in mezzo. Ah, Cimirotta abbandonato a se stesso. Bocca di, questa volta non male in uscita. Attenzione, brutta palla. Sul primo palo arriva il Sfiga. gol. Che sfiga. Al 3 minutesimo. Arriva il gol proprio alla fine del primo tempo. Tipico 3 minutesimo. Eh sì, 3-31. Si è Porca andati miseria. oltre il recupero per segnare questo gol. Molta sfortuna perché anche il rimpallo gli capita là e Malassia non riesce a fare niente. Sfiga. Ha segnato proprio Gigian Fue. No, qua i sonno. Grande Gigian capitano. Va bene. Finisce 1-0 il primo tempo, immeritato da parte loro. Sicuramente immeritato. 1-2. Bella idea. Bella giocata anche, vieni vieni avanti se riesci. Non riesci purtroppo. Ma Bastien resiste. Non resiste la John. Mi Mannaggia. Adesso ci. Dai, che siamo in tanti qua. sposto sotto se riesco. Vai, Mattaglia. vai che è saltata. Cazzo, ci ho provato, La mette ma. Bella dentro, giocata, attenzione, ci provano. Bisogna uscire, vai Calleri. Guarda, quello sbagliato, ma è Doku. Doku accelera. Non riesce più a fermarsi e poi no, uccide il però gli portiere. spacca una gamba La almeno. partita finisce così, sull'1-0. Grandi rimpianti perché loro non hanno avuto grosse occasioni. Non troppo grandi perché non le abbiamo avute neanche noi, a onore del vero. Sì, no, la solita partita rognosa dove Calleri ha sbagliato tantissimo, Sarebbe vero? stato giusto 1-0-0 forse in questa partita, devo dire. Perché in occasioni non ci sono state da nessuna delle due parti. Loro hanno trovato un gol abbastanza fortuito sulla fine del primo Però tempo. sappiamo che la giustizia non è di questo sport, di questo mondo, soprattutto di questo gioco di cacchio. Andato. Venduto Agbo, 15 milioni e 9, ne sono arrivati 12 e mezzo. È stata una buona vendita al senile Roy Roy Hodgson. Hodgson fa spendere follie alle sue squadre per i giocatori discutibili, ma Sì, il noi. Crystal Palace giocherà con Agbo, ma che cazzo. Vabbè, Vabbè. detto questo, Come la siamo mossa che messi? potremmo fare potrebbe essere, come si diceva, anche poi ragionavamo, mettere arretrare Cimirota alla squadra di riserve. E prendere E un puntare su un centrocampista. titolarone. Perché Bastien qualche gol te lo fa anche. Cimirot fa più filtro, ma. Più che altro Bastian è anche veloce, quindi è uno che si fa il suo anche sia in fase difensiva che Sì. offensiva. Cimirotto è un po' calato. Sì, beh, Cimirot è già di partenza uno un po' più lento. Ci vorrebbe un centrocampista, secondo me, di quantità. Ma uno però di un certo livello. I soldi li abbiamo, Vidal. Madonna, mi piacerebbe tanto che ha 100 anni. E Allora, come potremmo giocarcela con José Sosa? Pampa. E Grande. Pampe anche detto. Degli E amici allora, qua in mezzo abbiamo detto, possiamo provare anche a spendere qualcosina in più. Michel Merino. Sì, ok, questo no. Tanto in più però. Taider. Non abbiamo neanche così tanti centrocampisti centrali. C'è un Maier che però è attualmente via in prestito e quindi non può essere preso. Ok. C'è un Ferreira Christian 75, però. C'è Sosa 76, c'è Merino 83, c'è un Taider al 75. Non è che ci siano grandi No, non proposte qua in abbiamo. centrocampo, devo dire. Potremmo fare un'offerta, provare un'offerta per Rocca?
provare un'offerta per Rocca, tu Quanto abbiamo dici? preso dalla vendita di Agbo? 12. E quanti ne abbiamo presi dalla vendita di Versharen? 23, mi Però pareva. ne abbiamo investiti meno di 12, quindi ne dovremmo avere una ventina. Avevamo anche 14 di partenza. Esatto, proviamo a vedere cosa ci dicono. Follie per Macroca. Da cosa partiamo come offerta? Al suo Una ventina? valore? 20? Una 20? ventina. Sì, partiamo da 20, dai, non ci sbilanciamo. Adesso li lancio a 65. Cosa rivedete è troppo alta. Adesso Ok. quando la togliamo, sai che si. Proviamo 20 e mezzo, ma adesso lui spara 26. Beh, Perché mi porti sempre coi piedi per però 26 non è una cifra irragionevole, considerato che partivamo da terra? Sì, no, 21. per carità. Proviamo 21, vediamo se rivedono un po'. Non li vedono. 22. Saliamo 22. sopra il suo valore, vediamo se magari si sblocca qualcosa. Secondo me ci Sì, pensano anche 22. secondo me. No. No, gli va bene. Certo che lo standard si sta permettendo acquisti quasi da squadra importante, quale non è. Acquisti sopra l'80. Non è da niente, diciamo, comprare giocatori sopra gli 80 per una squadra come lo Standard Liegi che poteva contare al massimo su uno che aveva 78 di partenza. Qua però non ho idea di quanto dargli. Cos'è, un 25? 25, sì, anch'io sarei. 25, sì. Con No, il rischio di strapagarlo, ma non possiamo. secondo me CC no, 25. Io Dici? darei 30. Proviamo Andiamo su 30. Alla a fargli di più di quanto prende di là, vediamo se dice sì. Eh fine sarebbe un nostro top player. beh, Almeno. sì, sicuramente. Accettato. Va Forse bene. l'abbiamo un po' strapagato, però. E a questo punto Goico si accomoda in panchina. Si accomoda nella squadra riserve che giocherà la prossima partita contro. Sì, quindi. Ok, la prossima partita è una partita di coppa. Io prendiamo un attimo il Sì, calendario capiamo alla mano. un Io secondo. direi, siccome privilegiamo il mercato in questo gameplay, la partita di coppa la facciamo molto Anche perché velocemente. abbiamo vinto 3-0 l'andata, questo è un ritorno. Sì, quindi vi faremo vedere solo gli highlights più stretti, quelli che saranno più I importanti 100 e poi. gol di Goico, che si sentirà messo da parte, farà E una ci farà partita. rimpiangere di averlo sostituito. E poi direi di concentrarci un po' di più sul mercato. L'abbiamo già fatto alla fine. Sì. Qui ci siamo, ritorno con il Kortrijk, di cui vedete solo le azioni salienti, ma che ci permetterà anche di valutare il debutto a titolare di Karnesecchi in porta. Ho un po' paura. Vabbè, Ma ci può stare, dai, partiamo da un 3-0, quindi quale occasione migliore di questa per provare a a partire? farci ribaltare. È velocissimo Kansi. Eccolo là, il primo No. gol è arrivato dalla faccia. Karnesecchi tocca ma non riesce a. Sì, incolpevole qua, il solito passaggio in mezzo. Brustolo lo mette dentro. Po' un vecchio Brewster lo Vediamo. zucchero. Solita giocata. A rimorchio, in scivolata. Solita scivolata volante, facile facile Sì. da fare. 1-0 Kortrijk, attenzione perché le cose non dovrebbero complicarsi più del dovuto. Speriamo perché altrimenti dovremo schierare i titolari. Ayagun. Sì, abbiamo preso un po' sotto gamba forse. A sto gamba è una squadra di serve, non è facile. Karnesecchi esce 2-0, nulla da fare. Attenzione perché Dopo lo Standard 20 Liegi ama minuti complicarsi la vita. sapevo che non dovevamo mettere Ma che Karnesecchi. c'è tra Karnesecchi? Guarda, è dentro la porta, Ah, cosa questa poteva la prego, fare? qua usciva bene Ma Steph, è maestro delle va. È uscite. maestro delle uscite, maestro Ne Jedi. porta a cena anche due assieme e non si accorgono, ma quanto Maestro della bravo è. pinciata, ma delle uscite. Tutte e due cose. Asuini. Vanderbrug. Attenzione! Attenzione. Eccolo là, 3-0 Kortrijk. Ogni Ora questa deve essere la sveglia per lo Standard Liegi perché. tiro è un gol. Ma non è un tiro un gol, no? Ogni passaggio è una difesa bucata. La neve non ci sta aiutando, i difensori nostri neanche. Questo è un gol comunque che poteva prendere. Sono entrati in campo cazzuti, noi siamo. Noi siamo entrati molli, molli come non mai. Nonostante sia la squadra di riserve che dovrebbe avere la voglia di Sì, di farsi farsi vedere. valere. Bella Efficace nei nuova. Bella passaggi. giocata, di nuovo si fa vedere. Bella nuova, la tocca in mezzo. Zigzi, 3-1. Ottima giocata dello Standard Liegi. Vuole riaprire tutto. Batte un colpo, Zirzi. Ora ce ne serve un altro per la tranquillità. Assolutamente, trova un gol anche il nostro Riccetto preferito. Vediamo, Bella nuova, che grande inserimento. E ancora una volta un suo assist. L'asse di destra funziona un po', dai. Sì, Bellanova, Doku, Bellanova e Zirkzee solo con l'appoggio finale. Doku ci mette la velocità e Bellanova ci mette la precisione del passaggio finale. Decisamente, grande passaggio. Quei tempi giusti, Cimirot. Poi si rimette in mezzo. Bella palla per Sì, anche lui con i tempi Cimirot. giusti nel mezzo. No, la Ma che neve. cazzo ha La fatto? neve ha giocato un brutto terzo, secondo me. Ho visto slittare come una panda su una strada innevata, per l'appunto. Gavorì si inserisce, Gavorì.
Palla dietro. No! Palo! Incredibile, Chimiroth sul palo. Lo standard. Ce la sta mettendo, si sta svegliando, sì, però. Piano piano, ma si sta svegliando. La solita sfortuna. Chimiroth prova il diagonale. La palla no, esce di no, poco. Chimiroth. Che peccato. Due palloni per chiuderla aveva avuto Chimiroth. Sì. E dovremmo rimpiangere. Carne secchi, carne a dire di no. Si gira. Dov'è, ecco dov'è passata ecco questa gol. Palla? Ottantesimo. Lo standard Liegi è in difficoltà e all'angolo con questa palla vergognosa nel centro dell'area. Io muoio. Se le mani potessero parlare, gliele darei addosso a Chimiroth. Esatto. Siamo già due gol. Prova a sovrapporsi. Che palla bella lunga. Giocata ad Oku. Che parata. Che parata di Bruzzese. C'è anche carne secchi nell'area. Puntiamo proprio su di lui. Vabbè, sì. Grave, merca, attenzione, la palla deviata entra in porta. Una partita mamma che ha mia, dell'assurdo. Mamma mia. Per fortuna che la vedete in piccoli pezzi, perché noi la stiamo. Io ho dei grandi pezzi nelle mie mutande. Sì. Ci stiamo restando. Scusate, rivediamola. Una cosa incredibile, prendono un po' tutti, qualcuno di spalla, qualcuno di nuca, qualcuno col pisello se serve. Contento Azzuni che fa l'autogol della vita. Sì, Mila adesso Azzuni. Tutti in difesa di nuovo. Non sbagliamo la giocata adesso. Eccola, è finita. Finita col gol al 97 millesimo. Una partita del Cardio Palma che non stava complica da solo. Mia. Un esordio da mutande. Standard Liegi contro Standard Liegi, ragazzi. Beh, sarà contento Carnesecchi il suo esordio. Decisamente. E dopo la partita più bella del mondo arriva un'offerta per Gavorì. Arriva un premio al torneo per la Crocky Cup, ma noi andiamo a sederci al tavolo. Non sono sicuro di volerlo vendere, Gavorì. Neanche io, perché è molto utile, è giovane. Rifiutiamo diretto. Rifiutiamo diretto, non ne abbiamo bisogno. Però. Non possiamo cambiare tutti ogni volta che c'è un po' di mi mercato. Mi sembra giusto. E quindi vi salutiamo così, con la prossima che sarà quella col St. Truden. Una partita sola di campionato giocata e ancora persa. È persa purtroppo, ma non è una partita facile. Abbiamo ancora dei margini sul mercato. E 9 partite di campionato da fare per vedere se riusciamo a provare i playoff. Esatto. Vediamo cosa riusciremo a fare per migliorare un po' la squadra. Ormai ci sono qualche ritocchino a meno di offerte. Sì, a meno che di offerte irrinunciabili o comunque sì, offerte importanti. Ci sarà l'esordio di Rocha nella prossima partita. Sarà l'esordio di Rocha nella prossima partita. Non ci sarà più la partecipazione di Carnesecchi in questo campionato, che ha detto quello che doveva dire. Sì. Fuori al cazzo. E boh, ci saranno le due partite che ci accompagneranno all'ultimo giorno di mercato, evidentemente. Ah, quindi sì. Io direi state con noi, perché sarà un mercato non più scoppiettante, perché non abbiamo più soldi e la squadra dipende è a posto. Da cosa succederà in realtà, però ci offrono 100 milioni per il Junior Cageman, andiamo via.